È una manifestazione in cui crediamo molto, è già il secondo anno che la facciamo ed è dedicata sostanzialmente a tutta la cittadinanza affinché loro possano conoscere e imparare a prevenire quelle che sono le malattie cardiovascolari e appunto a intervenire in un eventuale arresto cardiaco. Poi vedete, siamo tutti quanti presenti, abbiamo la Croce Verde Asti, l'Ordine degli Infermieri e degli Infermieri, l'Università in Infermieristica e siamo qua e aspettiamo tutti quanti voi. Senti, vogliamo dare dei consigli, un consiglio o un paio di consigli utili per gli utenti che magari non hanno competenze specifiche ma vogliono o devono in qualche caso salvare una vita? Beh, sicuramente uno stato di vita salutare, questo aiuta a prevenire questo tipo di eventi. Ovviamente quello che noi siamo qua in piazza è per insegnare alla popolazione un eventuale intervento pre-ospedaliero da parte appunto del personale che definiamo laico, quindi che non ha obiettivamente competenze in ambito sanitario e che è appunto il massaggio cardiaco in eventuale appunto intervento. Lo scopo di questa giornata è di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione cardiovascolare. Dobbiamo nutrire la nostra salute, possiamo fare tanto per il cuore. Oggi, domani sarebbe la giornata mondiale per il cuore in tutto il mondo. Le malattie cardiovascolari sono ancora tra le prime cause di morte, dunque dobbiamo davvero lavorare tanto per la prevenzione e noi siamo qui proprio per sensibilizzare la cittadinanza sul adottare corretti stili di vita, una corretta alimentazione, l'attività fisica, smettere di fumare, non abusare dell'alcol, ma anche controllare i fattori di rischio, controllare la pressione, il diabete, la dislipidemia, cioè colesterolo, trigliceridi nel sangue. La prevenzione davvero fa tutto. Con noi, dunque con l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Asti, c'è anche la Croce Verde con i suoi volontari per insegnare ai cittadini le manovre cardiopolmonari, perché nel caso di arresto cardiaco il fattore tempo è davvero fondamentale e dunque le tecniche possono essere insegnate. Il nostro scopo è anche quello di sensibilizzare la cittadinanza e educarla sui corretti numeri telefonici da fare in caso di emergenza e come prestare già le prime cure.